Benvenuto in questo video in tangenziale. Questo video tipo è il seguito del video che riguarda, forse devo girare qua, del video che riguarda quella volta che sono andato in giro e c'era il fumo e sono stato fermato da amici. Mi è stato chiesto di fare il seguito e lo facciamo. Comunque la moto è qua, la sto guidando tranquillamente. Si è rivelato che il liquido del minimo era basso. Il liquido del minimo, parla bene Falù. Allora, in seguito a quel video, uno che lavora come tecnico in Ducati mi ha commentato dicendomi: controlla il liquido del raffreddamento radiatore per vedere se è a livello tra il minimo e il massimo. Ho controllato, non ho visto niente, ho dovuto togliere la carena parte destra della moto e con la luce del telefono inficcarlo dentro il buco dove c'è il contenitore per poter leggere il liquido. Il liquido era assente, era sotto il minimo. Cosa ho fatto? Sono andato da Wheel Up e ho comprato una bottiglia di liquido radiatore per rabboccare. Ho rabboccato, il giorno dopo era sabato, scusate, e dovevo andare a fare un giro. Gli amici sono partiti, non sono più andato a fare il giro quello programmato, però sono stato a Barsi insieme a Davide e Momo, un giro tranquillo. Quindi anche se avevo pubblicato qualche giorno prima o il giorno prima su Instagram, la sera prima, che se non avessi grattato sabato avrei chiuso attività, avrei venduto tutto e basta, ma no, era per scherzo. Alla fine sono uscito con giacca di pelle e jeans con protezioni e stivale da inglese, quindi per farvi capire che non cercavo il ginocchio con dei jeans. Però è stato abbastanza divertente perché sono riuscito a chiudere un po' di più le gomme, anche se ho una pressione che è quella indicata dal libretto uso e manutenzione, però è alto. Parlando con altri possessori di V2 dicono che loro abbassano la pressione un po'. C'è chi come Daniele ha 2,2 davanti, 2,2 dietro, mentre il libretto dice 2,5, sia anteriore che posteriore. E si fa fatica ad arrivare alla spalla della gomma con quella pressione lì, che sicuramente in marcia si alza un po' di più. Dove passare? Che in marcia si alza e nada. Praticamente, scusate, la tosse. Praticamente il discorso del seguito non ce n'era granché, perché stesso nel video ho detto agli amici: proviamo a proseguire e mi dite se persiste questa perdita di liquido. Non perdita di liquido, scusate. Fumo bianco che non ha persistito, quindi già da quel giorno sapevo che la moto era a posto. Il seguito era dovuto al fatto di cercare cos'era la causa, e potrebbe essere il liquido raffreddamento che è finito sopra lo scarico, per cui quella persona mi ha detto di andare a verificare il liquido. Consiglio veramente apprezzato, perché come ho verificato il liquido mancava e sono andato alla fine da Wheel Up a prendere un prodotto per rabboccare. Ho rabboccato, il giorno dopo sono andato a fare un giro tranquillo e, a contrario di come avevo pubblicato su Instagram, dove dicevo che volevo grattare il ginocchio sabato, altrimenti se torno con la saponetta intatta non sarei mai più uscito in moto, avrei venduto la moto, chiuso attività da youtuber. Però scherzavo ragazzi, in strada bisogna essere responsabili e dare la precedenza alla sicurezza, perché non siamo qua per farci male né far male ad altri, oppure mettere in pericolo la vita di altrui, che è reato penale. Detto ciò, la moto è bellamente funzionante, c'è gente che continua a commentare questo e questo e questo. Ducati soldi buttati è storia vecchia ragazzi, fate meno i rosiconi e fate i complimenti o guardate e lasciateci in pace con noi proprietari.
ok? Detto ciò, questo è un seguito breve e intenso. Parto per lavoro per 4 giorni in un posto bellissimo con paesaggi e posti bellissimi e spero di portarvi dei bei contenuti da quei posti. È stato un piacere e alla prossima. Ciao!